Glielo potrai dire tu stessa. Tanto hai detto che chiama prima te. Vabbè, allora le dirò di non trasformarti. È molto fortunata Francesca ad averti accanto, sai? Ci vediamo domani al centro. Ma come, hai intenzione di tornare a lavorare così presto? Ah sì, guarda, non ce la faccio stare a casa così mi devi pensare ad altro. Poi il medico ha detto che sto bene, quindi... A dir la verità io ho sentito dire riposo assoluto. Vabbè, riposo per una notte è sufficiente. Dai, ci vediamo domani. Come vuoi. Ciao. Grazie ancora. Ecco lei. Grazie. Arrivederci. La dottoressa Pautazzo è attesa in infermeria. Buongiorno. Buongiorno signora. Senta, io vorrei prendere un appuntamento col dottor Splenberg. Se fosse possibile oggi stesso. Un attimo che controllo. Credo proprio di no. La prego, è importantissimo. Mi dispiace signora, ma il dottor Splenberg è fuori Torino per un convegno e non rientrerà che la prossima settimana. Le prendo un appuntamento lo stesso? Signora, le prendo un appuntamento per la prossima settimana con il dottor Splenberg? Sì, va bene. Ecco, qui sono segnati l'orario e il giorno. Poi per il ticket basta che vada al piano di sotto. Va bene? Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Credi che ci stia portando a spazio? Allora che lo stiamo seguendo. No, non ha fatto nessuna deviazione particolare. Comunque sia, non vedo l'ora di mettere le mani addosso a quel bastardo. Fabio starà bene. Voglio dire, non potrebbero avergli... Ovani non è uno stupido, sa che sospettiamo di lui. Fabio ed Elena sono le uniche persone al mondo in grado di obbligarci a fare il suo gioco. Stanno bene, ne sono sicuro. L'ha girato a destra. Accidenti. Vabbè, tanto c'è il segnalatore, non lo perdiamo. Così non lo vedo più io. Scusi, si può spostare per favore? Dobbiamo passare. C'è la macchina parcheggiata male, non riesco a passare. Va bene, dottore. Comunque gliel'avevo già detto, no? Senza di lei le danze non si aprono. Come vuole. Arrivederci. Tieniti pronto. Il professor Pavani sta arrivando. Ecco qua. Scusa, devo staccare un momento. Dai, vai, Ugo, non ti preoccupare. Allora, Beatrice. Ha chiamato Benedetta e dice che sono in perfetto orario e quindi saranno qua per le 4. Le 4? Non sono le 4 adesso, bisogna andare a prendere. No, non serve, perché il pullman passa proprio davanti al centro vetrine, quindi la lascia qua. Hai parlato con Paolo? Allora, mi sono aiutata con le valigie. Oh, che carina! Benedetta, ma certo che ti aiuto, da qua al nonno. Allora, come stai? Come sei sciupata. Ma che sciupata, sta benissimo, è diventata anche più alta. Ciao. Come è andato il viaggio? Benissimo, sono divertita un sacco, è stato fantastico. Solo che sentivo la vostra mancanza. E papà dov'è? Perché non è qui con voi? Papà! Ho pensato che potevano mancarti i boschi, le foreste, gli insetti. Ti ho regalato una coccinella. Grazie. Io
ho voglia di far merenda, perché avevo mangiato presto. Ma non sarà meglio che fai merenda a casa, eh? Magari ti incarto qualche cosa qui, così vai a casa, togli le tue cose, ti riposi, fai una doccia, accompagnate voi, vero? Sì, sì, eravamo d'accordo. Dai, andiamo. Ciao. 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 Senta, c'è un bambino che potrebbe essere in pericolo di vita. Butti giù la rete, non mi interessa! Vai! Dai, forza, andiamo. Sbrigati. Del tempo che ci ha fatto perdere questo. Maledizione. Che c'è adesso? Che c'è? No, niente, niente, vai, vai. Hai perso? Non ci posso fare niente, l'abbiamo perso. No, ma come l'abbiamo perso?